Amore. Amore. È l'ora di svegliarsi. Buongiorno. Buongiorno. Nasino, nasino, bacino, bacino. Uno, due, tre, quattro. Buongiorno. Buongiorno. Ecco le chiavi. Buona giornata. Carnevale qui, buonasera e benvenuti alla quinta puntata di Canzonissima di Carnevale 2018. Buonasera Federica. Buonasera a te e buonasera a tutti voi. Federica, qui ci hanno salutato anche personalmente stasera, ciao. Baci, baci, baci. Non so chi era, ciao. Federica, quinta puntata, martedì sera su questo palco si è sfidata la squadra dei Coriandoli Sarmastrosi capitanati da Ilaria Casagrande e i Savoiardi capitanati da Alessandro Santini, che ha però perso un concorrente, Matteo Biagini, a cui va tutto l'applauso del Gran Caffè Liberty di Viareggio. Applauso e un forte abbraccio per una nuova leva del Carnevale di Viareggio. Stasera altri 8 brani, di questi 8, 6 saranno salvi e 2 andranno al ballottaggio. Gli ultimi 2 di ogni squadra, no, l'ultimo di ogni squadra andrà al ballottaggio, allo scontro finale, dove solo un brano sarà salvato, mentre l'altro dovrà abbandonare obbligatoriamente la gara. E chi è che dovrà valutare le canzoni in gara?
La giuria popolare composta dalle persone presenti in sala che potranno votare il loro brano preferito e da una giuria tecnica. Esatto, Federica, è arrivato il momento adesso di conoscere la commissione artistica, la giuria tecnica, una giuria di esperti dal mondo della musica, della cultura e dello spettacolo e anche dello sport questa sera, con l'importante compito di giudicare i brani in gara. E quindi... Roberta Palmerini, presidente del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia. Buonasera Roberta. Claudia Kozlovic, atleta, campionessa italiana per ben 20 volte della specialità del giavellotto femminile. Buonasera Claudia. Gino Massamatici, maestro di musica. Buonasera maestro. Massimo Mazzolini, giornalista e conduttore di Noi TV. Buonasera Massimo. È il momento adesso di presentare i presidenti di giuria di questa quinta serata di Canzonissima di Carnevale 2018. E qui siamo di fronte a un tris d'assi incredibile. Sì. Signore e signori, il cantante lirico e secondo classificato del programma di Canale 5, Tu sì che vales, Giovanni Cervelli. Buonasera Giovanni. Buonasera. Medaglia d'argento alle Olimpiadi di Sydney 2000 nel lancio del martello, 28 volte campione nazionale, una vera star dell'atletica mondiale, Nicola Vizzoni. Buonasera Nicola. È un musicista famoso in tutto il mondo che ha girato suonando il suo strumento, la tromba, per Pavarotti, Fiorello, Giovanotti, Celentano, Renato Zero, Gianni Morandi, George Michael, Joe Cocker, Tom Jones, Michael Bublé, Gloria Gaynor e tante altre star della musica italiana e internazionale. Signore e signori, Andrea Tofanelli. Buonasera maestro, buonasera a tutti e un grande in bocca al lupo a tutta la giuria. Federica, ci siamo, è il momento dei nostri capitani ed opinionisti. Accogliamo con un forte, un fortissimo applauso il capitano della squadra dei Roccabilli, signore e signori, Umberto Cinquini. Buonasera Umberto. Buonasera Umberto. Stasera particolarmente godò, allora, Particolarmente godò. A me già mi avete cambiato di posto, quindi sono già incazzato. È già arrabbiato. Poi faccio un appello a Vizzoni. Dov'è Vizzoni? C'è da lanciare una marea di pesi. Ce n'è quanti te ne pare lì, me li pigli per favore e li frulli via, va bene tutti. Possiamo iniziare per favore? Un bianco fruttato, grazie. Ecco. Un bianco fruttato per cominciare. Signore e signori, i capitani della squadra dei Come d'Incanto, Lorenzo Biagini e Andrea Denisco. Buonasera signori. Buonasera Umberto. Buonasera, buonasera. Umberto, torna lì. Umberto, per favore. Ma no. Si può venire vestiti così? Non avevo voglia di mettermi il vestito. No, alzati un attimo, alzati un attimo. Cioè, ma dove sei? Ma dove sei andato? Ma sei in pigiama? Ma che hai? Via, per farti, si vede anche la buzza. Non capisci l'outfit delle persone, dai, mettiti a sedere. Prima volta che c'è il vestito, dai, su. E comunque ne si va acqua, Umberto. È il momento adesso di presentare gli opinionisti per una sera. Alessandro Santini e Ilaria Casagrande. Buonasera, che meraviglia! Buonasera. Buonasera. Belli, 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 accomodatevi. Belli, belli. Oddio, che pazienza. Umberto, non c'è da dire nulla. Antonella! No, Antonella! Ecco. Ma che succede? Antonella, mi scusi, il presentatore. Sì. L'ha mica vista la mia compagna, l'Antonella, che non la trovo, non la vedo. Guardi, forse lei ha sbagliato. Non siamo a Chi l'ha visto qua. Siamo a Canzonissima di Carnevale. Sì, lo so,
ma prima sulla scaletta sì. E c'era che ingombrava un po', ha pestato anche un piede a Roy Lepore, no, l'ha vista, povero Roy, l'ha vista anche lei, povero Roy, allora mi fa un appello per piacere, perché io senza di lei non ci sto, ella. Ma guardiamo se si ritrova, ma voi non potete venire tutte le sere qui a disturbarmi, a disturbarci, abbiamo una trasmissione, via, si accomodi e poi guardiamo. Mi ci pensa cosa lei, fare. Grazie. Ma guardiamo, grazie, guardiamo, grazie. Guardiamo, guardiamo, guardiamo. Tutte le sere dire? Puntualmente, o solo, o in compagnia. Sono tremendi. Però ti dico la verità, sono un po' preoccupato. Io non so che fine abbia fatto Antonella e questa cosa mi preoccupa. Un me lo dì, perché sinceramente dopo mi logro. Ma ce la riportano, tranquilli, non lo so, ce la riportano. Ce la riportano? Ora, io non l'ho neanche vista. Non l'ho vista arrivare. A me mi sembrava di averla intravista. No, io ero già qui, ero già su, quindi non l'ho vista. Boh, non lo so. Non so che dirti, tesoro. No. Come fate? Vai, cosa vai, state vai. Facendo? Ah, sì, come fate? Stavamo... Si sono fatti fare la foto e me non mi hanno chiamato. Non va bene. Santini è avvezzo a queste cose. Quando fa le foto, un chiama male. Senza l'Ilaria Casagrande, un va via, bene. Facciamo la foto. Colgo l'occasione per ringraziare e fare un fortissimo applauso al nostro fotografo ufficiale, Paolo Mazzia di Fotomania Versilia. La maglietta del dottor Gibot. Fotografo ufficiale del Carnevale di Viareggio, la maglietta della la salute. La maglietta della salute, Siccome io verso una certa ora ci avrei anche da ritornare glielo a casa. Dicendo, no? Sì, hai ragione. Abbiamo una trasmissione da fare. Se magari ci si dà una mossettina. Umberto, ora glielo dico io a quel nome. Abbiamo una trasmissione. Non lo so se lo sapevate. Abbiamo una trasmissione da fare. Dobbiamo andare. Abbiamo finito. Iniziamo con la gara. Primo concorrente. Signore e signori, Pierfrancesco Segnani. E ci fai? Ma di chi è sta bottiglietta? Di Gianluca Domenici della FIA. Per la squadra dei Roccabilli di Umberto Cinquini canta Pierfrancesco Segnani. Della FIA, della FIA, della FIA, della FIA, della FIA, della FIA. Della FIA, della FIA, della FIA, della FIA, della FIA, della FIA, della FIA. Quando io ti vedo in passeggiata, il volto sembri scura e io mi butto giù. Quando poi ti invito fuori a cena, hai pronta la tua scusa. Non ne posso più. La bambina da regina che c'ha romano di lu, che ti parla col suo grado e ti riempie di bijou. La bambina da regina forestiera sulla via, mentre io sono sal mastroso e ti dico della FIA. FIA, FIA, della FIA. FIA, FIA. Yeah.
di più. Ma bambina mia regina, non te lo ripeto più. Anche se un parloccio grato è un tipo di bijou. Ma bambina mia regina, con il schiero fai va via. Mentre io sono stato stroso e ti dico della FIA. Come bravo Pier Francesco Segnani, grazie. Sì. Grazie, 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 meraviglioso. Pier Francesco, fantastico, bravo. E vai, ragazzi. Vabbè. Umberto, rock and roll, piccino, niente, così, niente da dire. Però Mario Bindi, che è venuto di corsa. Mario, sì, ora di corsa mi sembra, vabbè, un parolone. No, vabbè, è venuto rotolando, è un altro discorso. È impazzito. Dov'è? Infatti i Rolling Stones hanno preso il nome da Mario Bindi, che rotolava. Capito? Secondo brano in gara, è il momento di Marco Musetti. Buonasera a tutti, ciao, buonasera, buonasera, buonasera. Ti danno noia, no, va bene. Ti danno particolarmente fastidio. No, ma ti urtano, prova, proprio. Sì, sì, funziona, Alessandro. Le coriandoline! mancavano, è vero, non possono essere mancava. Tutte le coriandoline. No, no, a dire il vero, loro sono le vere coriandoline. Loro sono le originali coriandoline. Bisogna dirlo. Le coriandoline. Loro sono le vere ed originali. Ha ragione Umberto, però io prima le ho provate se erano le coriandoline. Sì, ci crediamo tutti, guarda, sì. Cosa hai provato? Cioè, lui cosa che l'ha provato? Santini, lei. Che ha provato? Se erano le coriandoline. Ma come ha fatto? È un esame che so fare solo io. Sicuramente. Pronti? Sì. Non vogliamo, prego, Federica. Di Gianluca Cucchiar, sulle ali di un volete gabbiano. Sapere come si fa l'esame? Sta zitto! No, non lo vogliamo se sapere. No, vi dicevo anche come si fa. Per la squadra di rockabilly di Umberto Cinquini. Prego. Canta Marco Musetti. Grazie. Sulle mani. Forte, non sento qui, c'ho una cassa, spara. Vai. Se i problemi vuoi scordare, vieni qui senza esitare, puoi buttarli in fondo al mare. Tu, bimba triste e sconsolata, corri sulla passeggiata dove sentirei cantare. Quattro note o mezzo arpeggio, sai che ti farà viareggio per convincerti a restare. Ti parlerà d'amore e come un fiore risboccerà. Ti parlerà d'amore e prima o poi ritornerà. È saltata, vieni anche tu, bambina mia. Sul viso di una mascherina puoi trovarci tutto quello che vuoi tu. Intonerai la melodia nata dal canto della gente. Se l'ascolti non la scorderai mai più. Sente poco però, che abiti lontano, fatti prendere per mano dalle ali di un gabbiano. Lui, sì, lui ti guiderà a viareggio, tutto sembrerà un miraggio,
che ti appare piano piano. Con quattro note e un mezzo arpeggio, sai che ti farà viareggio per convincerti a restare. Ti parlerà d'amore, apri il tuo cuore a questa città. Ti parlerà d'amore e come un fiore risboccerà. Vieni anche tu, bambina mia, sul viso di una mascherina puoi trovarci tutto quello che vuoi tu. Intonerai la melodia nata dal canto della gente, se l'ascolti non la scorderai mai più. Queste sono le originali, la Brenda, la Giovi, la Lucy, la Lucy, buona, ciao, la Franci, la Lucy. Andiamo, 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 andiamo. Intonerai la melodia nata dal canto della gente, se l'ascolti non la scorderai mai più. Nata dal canto della gente, se l'ascolti non la scorderai mai più. Grazie. Bravi. Grazie. Bravi. Marco Musetti. Grazie a tutti. Marco Musetti, Marco Musetti in realtà grazie. È il fantasma di Totò che aleggia qui. Bravo, lo sai. Nel cinema lì, nel teatro Umberto Liberty. Stasera è accanito, eh. Sì, sì, contro i suoi, tra contro i suoi. No, sì. Questi sono no, ho semplicemente dato un ruolo ad ognuno. Chi sono? Ma si prosegue, si va avanti con il terzo brano in gara. È il momento di Alessandro Pasquinucci. Questo è il nostro, vai. Guarda com'è. Di Egisto Malfatti, Viareggio, amore mio. Per la squadra dei Come d'Incanto, capitanata dalla coppia Lorenzo Biagini e Andrea Denisco, canta Alessandro Pasquinucci. Viareggio tentazione sulla brezza del maestrale, ti porta il carnevale verso un'altra direzione. Se rubi baci appieno non commetti un'infrazione, il vecchio re ti impone di far quello che vuoi tu. Se bevi al tino di un mascherone rifai il cammino della gioventù, e se un bambino fugge un pallone vento burlone lo riporta giù. Viareggio, sei sole, il sole che mi dai, sei battito al cuore, sei vento alle vele. Viareggio, colore che non svanisce mai, azzurro di mare, verde dei pini tuoi. Quando scendono a questioni, Gianduia dal Valentino fugge in cerca di emozioni. Qua Pulcinella fino per un piatto di canzoni, rinuncia ai maccheroni, qui per rossi mette in vino. Neanche Arlecchino, senza finzioni, a due padroni il servo non fa più. Neanche Arlecchino, senza finzioni, a due padroni il servo non fa più. Viareggio, sei sole, il sole che mi dai, sei battito al cuore, sei vento alle vele. Viareggio, colore che non svanisce mai, azzurro.
ecco. Alessandro, no, Cinquini ora deve stare zittino. No, no, aspetta, 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 aspetta. Ha fatto vedere la psicosi da vestito, per favore, al tuo capo squadra come si veste una persona elegante. Si è messo la finale, sei un ciabattone, sei un ciabattone e ti dovresti vergognare di essere il capitano di un figurino sittale. Grazie ad Alessandro Pasquinucci. Parla. No, volevamo fare, aspetta, scusiamo. Sì, sì, no, no, dobbiamo fare una cosa. Preoccupati del suo raffreddore. Oddio, fumenti, povero Topo. I fumentini li ci vogliono perché ha un leggero raffreddore. Non mi fermerete. Ha un leggero raffreddore, quindi si, giustamente si sono preoccupati i colleghi. E non per niente l'abbiamo lasciato da solo dalla parte di là. E figurati se non avevo il mal di gola. 4-1. Ci appestava tutti col raffreddore. L'avete proprio estromesso. Ma chi t'ammazza te? Sei un virus, diabano. Ma chi t'ammazza? No, ma ieri sera Piccioni, c'ero io lì così, è lui il peso. Però. Vai, lancialo. Ieri sera c'ero io, mi sono fatto l'aerosol tutta la sera, stasera sono un fiore. Ma infatti ti vedo, migliorata anche di Ugola. Sei illinata. E il fiore accanto a chi sta? A me. Oddio. Per la mano del cielo. Ti ha buttato la mantellina, ti ha buttato via la mantellina. Che amore. Dove è andata a finire la mantellina? Te come fiore sei un piscialletto, guarda, al massimo proprio. Sciallet. Ora scusate, è un asciugamano, una mantellina a casa vostra che... La mantellina. Con le mantelline va asciugate dopo la doccia. Non è bello. Hai visto che mantellina il fumo c'è fine al limone. Hai visto che bene, maglietta eh? C'ha sotto? Ovvio, questo qui no, questo qui fa bene. Eh? Questo qui è alla ribollita, questo profumo qui. Guarda sotto sotto. Allora facciamo se un giro. Se andasse avanti magari verso una scelta sì, sì, no, no, bisogna fare un giro, un giro d'opinione. Voglio un giro d'opinioni. Per me i bambini sono stati fantastici, perché è difficile proprio essere sul palco davanti alle persone. Lui mi sembrava bello, bello spigliato, bello carico, no, bello carico. Anche se è della squadra del Cinquini. Io volevo precisare una cosa. Volevo precisare una cosa, che il bimbo, che non so quanto ha, ma pochissimo, perché bene, ha già la biaginite. Ma l'hai visto come tirava sulla gente? Scusate, lui la biaginite. Io non credo, perché non gli ho visto nessun sovrappeso. Umberto. Che abbia la biaginite. Semmai è un tipo rock and roll, perché è stato istruito ad essere un tipo rock and roll. Voi siete dei pionzi e Secondo me hai paura. Scusate, guarda Umberto, che l'ha inventato veramente il Biagini, quello together, tutti insieme. Tutti sì, insieme, dai! Umberto, scusa. Al cavern. Scusa Umberto. Ma c'è qualcosa che me l'avanzini alle spalle, poi mi fa Mi scusi. Mi scusi, ma che sta facendo? Tanto signor Corelli, il cappello è un influencer. Umberto, il cappello. Questo lì il cappello, è uguale. Cioè, lei sta aspettando l'Antonella, ma è come? Parli più vicino. L'Antonella, ma è come Godot, non arriva. E nel frattempo che... Mi sto esercitando per entrare nella coreografia della Vanzini. Ecco. Sì. Cioè, mi sa che la Lavanzini l'hai mangiato. Cioè, mi dà un quarto d'ora di tempo, mi calo nella parte, vedrà. Ma che come un quarto d'ora? Ma non può durare un quarto d'ora la sua coreografia. Ma noi dobbiamo. Quella della Lavanzini è anche mezz'ora. Piazza Lavanzini dura, te l'assicuro io. Noi dobbiamo andare avanti. Sì. Mi dispiace, ma. Ma perché è troppo un quarto d'ora? Ma direi. Io non so che orologio avete voi. Se avete l'orologio della Fondazione del Carnevale, per voi 8 minuti e sono come 16. Non lo so, domenica per fare un giro e ci avete messo un'ora. Sì, secondo, se ne ripari, secondo loro, ma io ho 8 minuti nemmeno con calzini, guarda, cioè, proprio... Andiamo avanti, si non torna a serie. Quarto brano in gara, signore e signori, Martina Pinto e Miriam Nannucci. Ricordatemelo, perché di Maffei Sadun Maschereide. Della squadra dei Rockabilly di Umberto Cinquini cantano Martina Pinto e Miriam Nannucci. Permesso, eccoci tutte quante, che l'uomo sia le maschere in vestito.
Martina Pinto e Miriam Nannucci. Grazie, grazie. Grazie. Allora io direi che il nome della vostra squadra è azzeccatissimo, perché come d'incanto stasera uno vai tela, perché restano tutti miei. Tanto sicuro. Rock Mario, roll. Mario Bindi, ragazzi, dov'è Mario Bindi? Dai, dai, Mario, dai, lascia perdere, non Mario, avete scampo. Non avete Mario scampo. Va e viene, ancora, ma ce ne hai altri, Mario? È finiti? Ti vogliamo vedere qui sotto, ancora un po'. Quinto brano in gara, è il momento di Leonardo Bonuccelli. Buonasera. Ti guidi Sadun, Sole e Amore, per la squadra dei Come d'Incanto, capitanata da Lorenzo Biagini e Andrea Denisco, canta Leonardo Bonuccelli. Grazie. Col sole, con l'amor dal mare, carnevale che in gioia ci farà sognare. Viareggio, Gaia e Bella, corona incontro con Folandor. Al cielo, al mar, tra sole ed or, squilla le trombe, casse e tamburo, rolone fa. È carnevale, bisogna amar, se vuoi godere, non esita. Dammi un bacio, via, non farti più pregare. Al mare, bello l'amore fatto così. Re Carnevale, oh mio tesoro, ci dà il piacere, ci dà l'amore. Danze, baci, mascherina, giovane bella. Dite che ridi, un bel ricordo resterà, si resterà. Ride al suo ritornare, cavalier del cuore. Balza, lizza e proclama una tenzon d'amore. Viareggio, Gaia e Bella, corona incontro con voluta. Tre fiori sul mar trionferà, squilla le trombe, casse e tamburo, rullone fa. È carneval, bisogna amar, se vuoi godere, non esita. Dammi un bacio, via, non farti più pregare. In riva al mare, bello l'amore fatto così. Re carneval, oh mio tesoro, ci dà il piacere, ci dà l'amore. Mascherina, giovane bella, dite che ridi, un bel ricordo resterà, si resterà. Dammi un bacio, via, non farti più pregare. In riva al mare, bello l'amore fatto così. Re Carnevale, oh mio tesoro, ci dà il piacere. Ricordo resterà, si resterà. Bravissimo. Andiamo così. È inutile che stai al cellulare. No, grazie. Ciao, ciao. Leonardo, stai messaggiando con la giuria. Io stavo mandando un messaggio a Giorgio White, se per favore può portare qualcosa per Lorenzo Biagini, perché va bene, non va bene. Cioè non si può vedere, no, sono tutti eleganti, sono tutti eleganti, e lui è veramente in pigiama. Se non sai cosa, quello che dire, va bene pronto così. All'uso, ragazzi, è in stasera è di quella, quindi sì, fino, ma, sta, però fino è, a chiusura è mono argomento, mono nota, gli dice monotematico. C'è delle gole arze? Ma che? Vedo che via. Aspetta, aspetta, aspetta. Ha perso a tavolino. No. Alunno Riccardo Corredi. Addio. Alunno Riccardo Corredi, dove sei? Ti sto cercando da un sacco di tempo. La maestra Antonella! Ah! Io stavo cercando questo ragazzo qui che non trovavo, è già un po' che lo cerco. Ma dov'eri? Ma hai studiato? Il microfono. Hai fatto la lezione? Alunno. Alunno. Io ho studiato bene e poi guardi come sono sciungino. Te sei sciungino? Sì. Ma sono lo sai sciungino. Cosa vuol dire? Lo sai, sciungino, certo, vuol dire uno che è giovane, magro, asciutto. Ma ti sei visto? Sono no, io. No. Questo ragazzo mi dorme in classe. Ma come dorme, maestra Antonella? Pensa sempre ai materassi. Io ma come pensa grandi, sempre ai materassi? Grande cosa farà?
Maestro Antonello. Pensa sempre ai materassi. Lui ora sta con me, fa la lezione e anche, studia. Altro che canzonissima. E anche, avanti, a sedere. Ragazzi, la maestra. Mi scusi, signora maestra. Riccardo, Riccardo, io ci sono già passato, ora sono affari tuoi. Avanti. Si prosegue, andiamo avanti. Sesto brano in gara. Che c'è? Ma cosa c'ha di là, Umberto? La mantellina. A noi non ci portano nulla da bere e lui è l'allenatore di là, si riempie il bicchierino. Ma torna... io no, no, allora, in verità, ve lo devo fare vedere. Sì, guarda, per qui, favore, perché... È 52. Io, Cinquini, ma cosa tiene lei? C'ha... Dietro... C'ha il bombo, perché... Mi spiega per quale motivo? Gli secca la gola. E gli secca la gola e... Eh sì. Se l'era messo lì nell'angolino. Cinquini, non va bene, l'ha nascosto là dietro. È partito in viperito. Succede, stasera. Succede. Se no me lo finisce il santino. Ma quel retrogusto fumé, però, quel vino lì. Sì. Siamo al Gran fumé. Caffè. Se portate dei bicchieri, io offro anche a questi. A te no. A me sì. Non te lo meriti. A me sì, assolutamente. Stasera. Offro al Denisco, perché è un ragazzo. Fatti vedere. Denisco, no, Denisco stasera. Lavora da Paltrinieri, ma è niente elegante, male, no? Molto 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 molto, no, elegante. Ilaria, per favore, Ilaria, Ilaria, per favore. No. Stai zitto, avevamo detto che Santini vestito come uno che lavora. Guardate, da Equitalia. Uno che lavora? Da Equitalia il Santini lavora stasera. No, io l'ho già fatto prima. Comunque ho chiesto il permesso, mi hanno detto va bene, e lavori in una pescheria, bene, guarda, stasera al massimo. No, bello, perché si era detto vestiamoci, cerchiamo di vestirsi uguali, visto che siamo della stessa squadra. Siamo vestiti uguali. Una volta sola, ci siamo vestiti uguali, ma per caso, eh? Io ho detto oggi, ti metti il vestito? No. No, io metto il maglioncino. Basta. Vabbè, è venuto in bici. Eri a imbiancare? Eri a imbiancare te prima? Sì. Oh, si vede. Esatto. Sesto brano in gara, Cristian Grossi e Sara Lazzarini. Sono miei, sono miei. Oh, scusa, Fede. Di Gualtiero Lami. Che grande idea per la squadra dei Rockabilly di Umberto Cinquini. Cantano Cristian Grossi e Sara Lazzarini. L'hai detto benissimo. Buonasera. Eh? Buonasera. Su con le mani, dai. Qua giù nel turbinio ti puoi sentire come un dio. La gente crede in te e ti regala un po' di sé. Lo vedi quel Piero, ragazza prendilo, è l'amore. La maschera che crea con i tuoi colori una magia. Ma sì, che grande idea, Viareggio inventi l'allegria. Coriandoli su te, costumi di lamè, la mascherata sfila dietro al re. E intanto la città, tu pensa un po' che fa, ci manda lui vestito da gara. Good morning, ciao, bonjour, saluta tutto il mondo alla TV. Intanto chi ti guarda si ricorda Viareggio e Carnevale. Qua giù nel turbinio ti puoi sentire come un dio. La gente crede in te e ti regala un po' di sé. Lo prendilo, è l'amore, la maschera che crea con
due colori una magia. Ma sì, che grande idea, Viareggio inventi l'allegria. Allegria, ma sì, che grande idea, Viareggio inventi l'allegria. Bravo, bravo, grazie. Bravo. Cristian Grossi e Sara Lazzarini. Grazie. Voglio fare l'influencer. Grazie ragazzi. Giuria, ma che squadra ci avrò io? Scusatemi. Fortissima. Ma non c'è veramente, non c'è partita, non c'è partita qua. Come vieni? Non c'è partita. Grazie Cristian Grossi, grazie. Signor presentatore, mi scusi, è un secondo, è un extra questo. Sì. Stavo guardando un attimo qui la finale appunto di Sanremo. Ma c'è Baglioni, ma chi ce l'ha portato? Baglioni è... Questa è Canzonissima Allegra. Grazie a tutti voi, a Renzo Pieraccini, che ha fatto una grande facciamo serata. Un fortissimo applauso. Un applauso a Renzo Pieraccini. A tutte le persone che lavorano seguite e al nostro Renzo Pieraccini. Vero Cinquini? Quando ci vuole, ci vuole. Quando ci vuole, ci vuole. A Renzo, Roberto, Giada, avremo l'occasione di Riccardo Corelli di salutarmi. È un veggente, tra l'altro. Sta vedendo già la finalissima di Sanremo. Sì. Ma Riccardo, ma perché? Avanti. Ma perché lui aveva Cantonella, la maga della cittadella, e lui sa già chi vince. Vincerà Sanremo, certo, lui lo sa già, quello lo so anch'io, lo so anch'io chi vince Sanremo. Diccelo allora. Lavanzini. Certo. Anche quello. Ma uno si stanca a pensare, mamma mia. Mettiamo per un attimo in banalità. Pausa. Mettiamo per un attimo in pausa la gara per ringraziare le istituzioni che hanno creduto nel progetto di Canzonissima di Carnevale e sono al nostro fianco. Ringraziamo il comune di Camaiore, il comune di Massarosa, il comune di Seravezza, il comune dei Forte dei Marmi e il comune di Stazzema per averci concesso il loro patrocinio. Grazie. Grazie alla Fondazione Carnevale di Viareggio, al Consorzio di Promozione Turistica della Versilia e alla sua presidente che questa sera abbiamo qua in giuria, Roberta Palmerini. Viva la Roberta! Facciamo un applauso. Brava Roberta. Colgo l'occasione per ringraziare e dedicare un forte applauso anche ai media partner di Canzonissima. Noi TV e Radio Bruno, facciamo un fortissimo applauso ai nostri media partner. Ciao Simone. E ringraziamo e salutiamo il nostro Massimo Mazzolini. Allora. Si prosegue? Certo. Settimo brano in gara. È il momento di Maria Maddalena Adorni. E qui si ride. Buonasera. Di Paolinelli Malfatti, quando la poesia si fa realtà, per la squadra dei Come d'incanto, capitanata da la coppia Lorenzo Biagini e Andrea Denisco. Canta Maria Maddalena Adorni. Brava. Cinque o sei politici trasformeranno i debiti in un volo di coriandoli. Se ancora non l'hai capito il vero slogan di un partito, taglia qui e mangia là finché ce ne sarà. Viareccino, rialzati, non puoi lasciarti andare. Difendi la città del Carnevale, rispolvera il tuo cuore, credi a me, perché io so che in te si trova la forza per cambiare il pregiudizio. Metti da parte ogni tuo capriccio, rompi ora la fiamma dentro te.
immergermi in un fiume di coriandoli, con gli occhi che si accendono, di fiamme che scintillano, un premito improvviso, poi divampa in un sorriso, è il miracolo che fa solo il carnevale, carnevale, è cui la poesia si fa reale, con la magia dei fogli di giornale, mi batte forte il cuore solo per te. Quando d'inverno vesti a carnevale, quando mi parli col fruscio del mare, tanto mi sento che io sono in te e sei in me. Sento che mormori marine melodie, io seguo le tue arcane sinfonie. Sorriso a tutti porterà il carnevale. Grazie. Meravigliosa. C'era una motivazione perché mi sono messo il Maria Maddalena Dorni. Dopo questa si può andare a letto. Permettetemi, prego, prego, permettetemi di dedicare un forte applauso e ringraziare la Power Sound per questi bellissimi effetti speciali, per il nostro service. Anche la voce, Power Sound meravigliosa, anche la voce di Maria Maddalena, soprattutto se mi spinge la ventola qui, che grazie alla Power Sound. Me la state puntando qui. Nella no, ma perché ora vuole cambiare discorso, capito? Vuole cambiare discorso. Ebbene, le provate tutte per uccidermi, ma non ce la farete mai. Bene, Federica, sì. Ottavo ed ultimo brano in gara per stasera. Lo stacco io? Approfitto per ricordare a tutti voi, pubblico presente, che al termine di questa esibizione verrà ritirata l'urna in cui avete potuto esprimere le vostre preferenze. Per cui se ancora non l'avete fatto, avete pochi minuti di tempo per votare. Signore e signori, è il momento di Alessandro Ferri. Buonasera a tutti. Di Egisto Malfatti, Polvere di sole, per la squadra dei Roccabilli di Umberto Cinquini, canta Alessandro Ferri. Grazie. Effettivamente. Lo bevo non tanto. Insolito mattino, qualcosa che è cambiato, un velo porporino su tutto si è posato. Non è più bianco il latte, più rosa il mio cuscino, più giallo il canarino, più nero il mio caffè. Chi m'ha rubato i sette magnifici colori, io prendo e vado fuori per saper chi è. È polvere di sole che fa tornare a ridere il Pierrot. Viareggio e carnevale che al primo sole si riveste d'oro. È il filtro più sottile che ritrovare fai perduti amore. È polvere di sole, è vento che può sospinger le tue vele al porto d'ogni cuore.
solito mattino ho voglia di cantare insieme al canarino. Amore, 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 dell'ultimo tuo gesto non sento più le spine. Ho un'ansia senza fine di rivedere te. Chi m'ha rubato il posto a tutti i miei pensieri, io prendo e vado fuori per saper chi è. È polvere di sole che fa tornare a ridere il Pierrot. Viareggia carnevale che al primo sole si riveste d'oro. È il filtro più sottile che ritrovare fai perduti amor. È polvere di sole, è vento che può sospinger le tue vele al porto d'ogni cuore. Che ritrovare fai perduti amor. È polvere di sole, è vento che può sospinger le tue vele al porto d'ogni cuore. Sospinger le tue vele al porto d'ogni cuore. Grazie. Alessandro Ferri. Bravo. Grazie. Ale. Grazie. 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 Oh, bravo, 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 bravo. No, mi hanno distratto un attimo. Allora, non c'è speranza per voi stasera. Allora, c'è Lucia, due battute, non c'è, speranza, c'è speranza che ci ho. Comunque noi almeno applaudiamo i tuoi, a te proprio zero. Si dice zero, anche bravi. Oh, zero. Io non applaudo si dice neanche anche bravi. Cui, cioè, sì, appunto. Cioè, sono per la par condicio. A prescindere. Per la par condicio, non applaudo nessuno, deve essere il pubblico ad applaudire, cioè che c'entro io? Io non voglio fare l'influencer. Non li ascolti neanche. Non voglio fare l'influencer come fa qualche Becchino vestito da Equitalia che è qui presente, no? Che fa l'influencer. Ai 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 ai. Vogliamo parlare della classifica dei carri? Però non ha fatto nome. Non ci ho capito una mazza di quello che mi suggerivate dietro le quinte. Ti farei dicevo, le cose a modo mio, ossia vorrei offrire un po' da bere, per cui c'è qua il mio amico Angelo Pucci pronto a portare, perché io sono una persona educata e vi Bravo, voglio bene grazie. Nonostante siate vestiti come dei cialtroni. Non tu, però, ecco, Angelo Pucci. Perché devi stare? Facciamo un applauso ad Angelo Pucci, titolare del Gran Caffè Liberty. Sì. Andrea Pucci, Andrea Pucci. No, Andrea, signora, allora, Andrea Pucci, allora. No. Oddio. Angelo Pucci, Angelo Pucci. Però sarebbe stato allora, bello anche Andrea. C'è solo una persona peggio di te a sbagliare i nomi. E chi è? Io lo vorrei sul palco, per favore. Massimo Mazzolini, eccolo qua. 40 anni, non azzecca un nome di un carrista, ma neanche se glielo scrivi a stampatello. E ora si fa un esperimento. Sono felice perché se mi sbaglio come il Mazzolini, io sono felice. Sinceramente, maestro, io guardi un maestro estremamente felice. Se l'ha scritti, guarda che carogna. Oddio, se l'ha scritti. Oddio, Dario, Dario, il Mazzolini me li butta giù tutti. Facciamo così, buttiamoli tutti giù. No, Angelo, non ci facciamo così. Tanto non offrivo niente a nessuno. Allora, porgiamoli a questi signori. Via. Grazie, sì? Allora, li lascia qui, vai. Aiuto, fanno una brutta fine lì. È uguale. Ma io allora, non li Massimo Mazzolini, ma no, per favore, ti vorrei nel centro perché io sì. Ah, il microfono ce l'abbiamo, ragazzi, abbiamo allora, fatto. Grazie allora. Dalla regia. Allora, salire su questo palco Prego. Con questi mostri di opinionisti mi sa ha fatto sentire come se salissi sul palco dell'Ariston, uguale. Questi della lavatrice la però. Della lavatrice Ariston, però. Sì, sì, sì. Margherita. Cinquini, prego, cosa voleva fare lei? No, io volevo fare un concorso a premi. Allora. Sì.
Sandra, prego, 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 Umberto. Ride già, e questo è un problema. Carristi che iniziano per la lettera M. A me? Sì. Malfatti? Moreschacchi non c'è più. No, tre, tre. Si gioca a tronco, tre. Allora, Malfatti, Moreschacchi. Moreschacchi e? Masone. E Malfatti, Moreschalchi, ma non dire che tu ci pensi, che non lo so nemmeno io. Cioè, perfetto. No, allora non ne so altri. Sì. Sono questi. Va bene, due. Dai, due ce l'abbiamo. Avanti, facciamo un'altra? Un altro. I nomi dei Rolling Stones, per favore, se tutti, tutti io? E qua. Io dopo Yesterday, per me la musica era rumore. È finita lì. Massimo Mazzolini, io ti vorrei fare un applauso veramente, perché sopporti la categoria dei carristi da 40 roba. Anni bravo, che sicuramente ti diranno mi ci hai messo 3 secondi di meno di quell'altro in diretta televisiva, quindi io farei un applauso a Massimo, perché è un grande veramente. Io a nome della mia categoria di carogne, io c'è una cosa che volevo dire a questo signore qui: se la smette di fare dei carri che mi fanno piangere e che mi emozionano. Grazie, prego. Hai capito? Zan. No, allora ci devi dire che cosa fai prossimamente. Eccoci qua, prossimamente. Stasera? Quello stasera non ci interessa più di tanto. Nelle prossime sere cosa fai? Quando sei finito Canzonissima, perché sennò ci levi il pubblico. A casa mia non ci viene. Se ancora quando finita Canzonissima, farò una panciata di Festival di Sanremo che ho registrato. Me le guardo tutte e poi più che altro la sera si lavora, quindi sarà difficile pensare a distrazioni. E la canzonetta? La canzonetta, allora quest'anno tra l'altro la canzonetta... Mi sembra che tu stia un po' invecchiando, Mazzolini. No, ormai io sono da reparto geriatria. La canzonetta è il 15 di febbraio, giovedì prossimo, tra una settimana. La Buramacco 81 sarà qui al Politeama, dov'è il Politeama? Qui è lì dietro? Esatto. Con uno spettacolo che ha un unico scopo, quello di fare con il Lions Club Viareggio Versilia un'opera di beneficenza per i bambini autistici. Quindi il teatro è quasi esaurito, ma se c'è rimasto ancora qualche posto, pensate che con il prezzo del biglietto si possono fare delle terapie, me lo diceva oggi il presidente del Lions, che è un pediatra. Si può riportare un bambino che ha vissuto la tragedia dell'autismo ad essere un ragazzo quasi normale. Questo è quello che mi hanno detto e questo è bellissimo. Quello che riferisco. Grazie Massimo. Io vi ringrazio, siete troppo buoni. Ma hai massacrato, posso tornare Massimo. A posto? Assolutamente, sei bellissimo. Grazie, viva sempre il carnevale. Grazie, grazie Massimo. Grazie a Massimo Mazzolini. Quindi un appello. Mattia, un appello. Per giovedì prossimo, dopo essere andati tutti alla canzonetta, dovete venire a Canzonissima, perché esatto. Ci siamo anche noi dopo la canzonetta, vero? Esatto. Sì, esatto. Tutto dopo esatto. La canzonetta. Bene, abbiamo ascoltato tutti e gli 8 e 8 i brani in gara questa sera. Chiamo qua come sul palco i presidenti di giuria, Giovanni Cervelli, Nicola Vizzoni e Andrea Tofanelli. Salutiamo il carnevale, che rumore, che follia. Buonasera. Universa molto frenesia. Piacere. Molto prego. Piacere, buonasera. Prego. Molto allora, piacere. Voi fate pure come se foste a casa vostra, non badate a noi, Da chi cominciamo? Che così allora, diamo iniziamo, il microfono. Iniziamo da Andrea. Iniziamo ecco da Andrea. Qua. Bene. Andrea, un commento generale sulla serata e poi passiamo il microfono a Nicola. Molto divertente, con alcuni picchi musicali, devo dire, non da poco, veramente notevoli. Bello, mi è piaciuto, molto allegra, poi insomma si sono state cantate anche alcune cose di Malfatti, cioè, io lo adoro, no? Ogni musicista che è cresciuto a Viareggio appunto non può fare a meno di adorare la sua musica. Comunque veramente sono rimasto sorpreso. Bello. Bene, bene. Nicola. Ha una bellissima serata, buonasera a tutti. Una bellissima serata che fa entrare ancora di più nel carnevale. Adesso siamo
è il secondo corso, mi sembra domenica, perciò insomma fa entrare ancora di più nel carnevale. Mi ricorda i rioni di quando ero qualche anno più giovane, perciò una bella serata. Ragazzi molto preparati, giovani, bravi quelli più grandicelli, perciò una serata bella e piacevole. A lei. Viva il carnevale. Ai rioni, ai rioni. Nicola, un tuo ricordo del carnevale di Viareggio. Se ti dico carnevale di Viareggio, cos'è la prima cosa che ti viene in mente? Ma sicuramente rioni. Cioè... Da ragazzo i rioni tutti bellissimi, tutti dove ci si trovava in compagnia, si ballava tutta fino a mezzanotte, l'una, era bello per questo. Poi va bene, è chiaro, la sfilata è un evento mondiale, perché comunque sia sono carri così importanti, altissimi, con tutti i movimenti, è una cosa bellissima. Però ecco, per i ragazzi forse ecco, i rioni era quello che si aspettava più volentieri. Andrea, il tuo ricordo del carnevale di Viareggio, se ti dico carnevale di Viareggio? Beh, lui sicuramente trombava, no? Perché il carnevale. Pronto. Quello è poco ma sicuro. A posto. Quante volte questa battuta? Mamma mia. La questa qui, no, se vieni la pigli, senso, cioè, è inutile. Tra parentesi, fra i carri di un qualche anno fa mi ricordo un Louis Armstrong pazzesco, bellissimo con la tromba. E, dicevo, io c'ho il ricordo legato alla banda, perché suonavo, cioè i rioni, soprattutto la Darsena, ce la facevamo proprio in pieno con la banda di Torre del Lago, quindi suonavamo tutta la sera a distruggerci proprio, e poi dopo però si mangiava il cacciucco, quindi diciamo suonavamo in previsione poi di mangiarci il cacciucco. Giovanni, a te invece voglio chiedere una cosa diversa. So che hai partecipato anche alla canzonetta dei Rioni e a quella del Darsena Show, e quindi al carnevale sei di casa, ma a Tu sì che vales, hai sentito l'aiuto e la spinta della tua città in una sfida così importante? Poi raccontaci un po' che esperienza è stata. È stata un'esperienza bellissima, devo essere sincero, una cosa che non mi aspettavo nemmeno. Sono capitato lì per caso, veramente, e mi sono ritrovato fino al secondo posto in finale, quindi sono stato contentissimo. Mi sono divertito tantissimo e devo essere sincero, ho sentito molto la presenza di tanti viareggini che mi hanno contattato e mi hanno fatto tantissimi complimenti. Tra cui ricordo in particolare una signora che mi ha scritto: quando ho sentito vengo da Viareggio, ho detto oddio, e ora questo qui di Viareggio che farà? Dice, non ci basta quel che c'è. Dice, è andato anche in televisione. E invece poi dopo è andata bene, quindi è rimasta contenta, però questa è la cosa più spiritosa che mi è rimasta di più. Grazie a Giovanni Cervelli, Andrea Panelli e Nicola Vizzoni, i nostri grazie, presidenti di giuria. Grazie. Bene Federica. Scusa tesoro, ma io lo sai, eh? Prego. Microfono. Torniamo alla gara, facciamo adesso un riepilogo degli 8 brani che abbiamo ascoltato stasera. De La Fia per la squadra dei Rockabilly di Umberto Cinquini, interpretata da Pierfrancesco Segnani. Sulle ali di un gabbiano per la squadra dei Rockabilly di Umberto Cinquini, interpretata da Marco Musetti. Viareggio amore mio per la squadra dei Come d'Incanto, capitanata dalla coppia Lorenzo Biagini e Andrea Denisco, interpretata da Alessandro Pasquinucci. Maschereide per la squadra dei Rockabilly di Umberto Cinquini, interpretata da Martina Pinto e Miriam Nannucci. Sole e amore per la squadra dei Come d'Incanto, capitanata dalla coppia Lorenzo Biagini e Andrea Denisco, interpretata da Leonardo Bonuccelli. Che grande idea per la squadra dei Rockabilly di Umberto Cinquini, interpretata da Cristian Grossi e Sara Lazzarini. Quando la poesia si fa realtà per la squadra dei Come d'Incanto, capitanata dalla coppia Lorenzo Biagini e Andrea Denisco,
interpretata da Maria Maddalena Adorni. Brava. Polvere di sole, brava, per la squadra dei Roccabilli di Umberto Cinquini, e interpretata da Alessandro Ferri. Facciamo un fortissimo applauso a tutti e otto i concorrenti, se lo meritano. Non c'è storia. Sì, sì, infatti. Bene, adesso è il momento di ringraziare i nostri sponsor. Grazie a Oro Più, Riccardo Corredi, Specchia Service, Edilco, Ristorante La Baracchina, Roen, Nova Medici a Studi Medici, Fratelli Chiecchi Stazione di Servizio Bar Tabacchi, Conad Via Filzi, Bagno Mascotte Acqua dell'Elba Lido di Camaiore, Tenuta Mariani, Ristorante Pizzeria Zenzero a Camaiore. E per averci ospitato durante le riprese della sigla di apertura, grazie a Salumeria Lazzarini, Hotel Eli della famiglia Terragni e Circolo di Tennis CTL. Grazie, grazie, grazie per essere al fianco di Canzonissima di Carnevale 2018. Bene Federica, è il momento adesso del nostro corpo di ballo, esatto, della BC School Dance di Beatrice Cinquini, che renderà omaggio ad un carnevale del mondo. Martedì sera l'omaggio al carnevale di New Orleans, e stasera, si torna in Europa, esatto, in Costa Azzurra, e più precisamente al carnevale di Nizza. Musica. Più forte, più forte, più forte, che l'applauso! Belle che pria! Più forte! Brave, brave e belle! Le coriandoline! No? Saranno le future coriandoline delle prossime edizioni. Esatto, esatto, esatto. E adesso sì, è il momento di Riccardo il Quizzardo! Riccardo! Alto, basso, magro, grasso, brutto, bello! Riccardo, Riccardo! Federica, Paolo, guarda, guarda come sono Sungino stasera! E la figlia da morì, guarda, sei che un roba. Filussino, un filussino! È più Sungina di me la mia valletta, convinto, eccola qua! Come pochi, convinto come pochi! La mia maestra, pochi. Ho studiato! Ma è un lingua!
fin abbastanza. Ha visto, ora mi sono applicato. Sì, sì, ma ora dopo continuiamo. Gli ci vuole una bella nota. Allora, no, allora andiamo, Riccardo, con la prima maestra. Domanda di Riccardo il Quiz. Vuoi una mano? Mi sono arrivati adesso i quiz. Bene. Perché io non li so, essendo al di là del monte. Ecco. Però amo Viareggio, bella Viareggio, complimenti. Beati voi, ci siete sempre stati, sono arrivato tardi io. Però non è mai troppo tardi, vero? No, no. Esatto. Ma io però sono curioso. Allora, dimmi. No, fammi vedere una cosa, sono curioso di vedere. Ah, ecco chi arriva, te l'ha mandata. Ecco, ecco qui, gatta Cicova. Una garanzia, io qui ho la mia maestra. Hai visto tu chi l'ha mandato? Eccolo qui, eccolo qui. Allora, vai Riccardo. I premi sono organizzati naturalmente da Riccardo Corredi di Pietrasanta, ormai lo sapete. Pronti. È vero, sono sempre aperto, tranne la domenica mattina, sono sempre lì che vi aspetto. È sempre lì, ci dorme, perché tanto c'è Materassi, sì che lui dorme lì. Allora, la mattina è già c'è un bel andiamo premio. Con la prima domanda. Nome del carro del centenario, facilissimo. Come? Beppe Garone non dovrebbe essere giusto, no. Signori. Io c'ho un'altra risposta. Ci abbiamo un'altra risposta. Avanti. Allora sparate, Savoia. Dai. Si è sentito di là. Giusto. Chi è? Venga chi qua. È? Venga, venga. Venga. S'accomodi. Non vediamo niente da qui, ma prego. Se è la Fauzia non vale, Non è la Fauzia, è un giovanotto. Ecco, un giovanotto. Venga, giovanotto, si accomodi qui a ritirare il premio. Un bel ecco, applauso vieni, a questo giovanotto. Sei Viareggino, vero? Sì, di Viare. E me lo immaginavo, tutti Viareggini. Bravo e complimenti. Questo è dietro un bel anche premio. Il giubbotto aveva paura che glielo rubassi. Naturalmente, aveva paura che il premio. Ci siamo metti nel pensiero. Aveva paura che glielo rubassi, il giubbotto sta così. Con Viareggino perché... Oh, perfetto. Allora, ragazzi, grazie. Ci vuole il ciao, tienetelo stretto il giubbotto, Corredi. Mi raccomando. Andiamo avanti. Il prossimo allora, anno ci vuole anche... Ma te guarda che hanno fatto pur di fare il carnevale, eh? Eh sì. Guarda Mattia. Presidente che firmò le cambiali per garantire il carnevale. Santini. 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 Firmava l'assegni falsi. Chi ho sentito dire? Bello come pensano, scusate, alla fustignate, No. 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 Dilli tutti, vai, che c'è l'albo? Due Viareggini sono, Alessandro. Come? Sì, sì, eccolo qua, vieni. Venga. No. Mazzolini, Mazzolini è un nome, una garanzia. No, non. Come faceva? Aveva bisogno delle sciabatte. Il mio amico Massimo. Massimo, che bellezza dare un premio a te. Ma il materasso ce l'hai mio? Certo che ce l'ho. Però volevo fare una domanda. Prima quando è stato quando sono stati citati i comuni che hanno dato il patrocinio, mi sbaglio o quello di Viareggio non è stato nominato? No, perché ci abbiamo il Santini noi. Come mai? Indovina. Grazie Massimo. Dice, ciao. Grazie Massimo. Per me non vale questo. Oh, veniamo alla terza ed ultima terza domanda. Terza ed ultima domanda. Di chi era padre l'autore dell'articolo che nel 1946 incitò la città a ripartire con il carnevale dopo la seconda guerra mondiale? Ciao. Ma ripeti la domanda. Ma chi la fa? Ripetiamo la domanda. Ragazzi, l'avete detto prima. Aspetta, non vedo. L'avete detto prima. L'avete detto più volte. Più prima. Volte. Sì. 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 È quello. Vieni. Vieni. Chi è? Sono bravi, Alessandro. È Leo. Vero? Un altro giovanotto. È Leo. Un altro giovanotto. Grande. Ragazzi, è nostro, questo. Vincono tutti. Bravo. Chi è? Vostro? Prego. Sì. Complimenti. No. Complimenti. Grazie. Complimenti. Abbiamo squizzardato. Abbiamo squizzardato per la mamma del bambino, per il nonno del cugino, per Zanzare molto bello, anche se proprio c'è l'ombrello, ma se piove ci fosse il sole, si squizzarda a piane gole. Oh, con Riccardo Squizzardo. Riccardo il Quizzardo. Signore.
però vorrei Riccardo, una cosa noi ci fidiamo che veramente di te, non si attuasse. Cinquini, noi si dà tanti premi, ma il look va dato, l'ultima puntata il premio del look va dato. Sì. Sì, il premio best look va assolutamente dato. In finale. Lorenzo Biagini è in buonissima posizione. È in buonissima posizione, è in buonissima è in posizione. Position. Esatto. Ma tanto non ti ascoltava, sicché passiamo oltre. Grazie a Riccardo, grazie a tutti voi. Corredi. Grazie. Grazie alla maestra Antonella, che meraviglia. Benissimo, benissimo. Potremmo istituire il premio Porchetta per te, nel senso. E adesso pausa brevissima e poi conosceremo chi sarà salvo e chi andrà al ballottaggio. Non cambiate canale, Canzonissima di Carnevale, a tra poco. Bentornati! Bentornati a Canzonissima di Carnevale 2018. Ci siamo. È il momento dei verdetti. Vabbè. Chiamo qua come sul palco tutti i concorrenti. Applauso fortissimo, che sono stati tutti meravigliosi. Salutiamo il carnevale, che rumore, che follia, l'universa frenesia che rinascere ci fa. Ci siamo, chiedo alla regia di abbassare le luci, perché è il momento dei verdetti. Vado a prendere la busta. Vai. Grazie, Roy. Grazie, concentrazione. Quella che sto per leggervi non è una classifica. Leggerò in ordine puramente casuale i nomi di chi continuerà la sua corsa all'interno di Canzonissima di Carnevale 2018 e chi andrà allo scontro finale. Pierfrancesco Segnani, un passo avanti. Per te, Canzonissima di Carnevale. Continua! Alessandro Ferri, un passo avanti. Per te, Canzonissima di Carnevale. Continua! Maria Maddalena Adorni, un passo avanti. Per te, Canzonissima di Carnevale. Continua! Cristian Grossi e Sara Lazzarini, un passo avanti. Per voi, Canzonissima di Carnevale. Continua! Marco Musetti, un passo avanti. Per te, Canzonissima di Carnevale. Si ferma, vai al ballottaggio. Martina Pinto e Miriam Nannucci.
per voi, canzonissima di carnevale. Continua! Allora, sono rimasti due. No, tre, uno. Due sono rimasti? Sono rimasti due, Renzino. Ho tutto sotto controllo, sì, pienamente. Sì, 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 siamo... Sono rimasti due. Calma e sangue freddo. Confidate in me. Venite qua ci al mio fianco. Ci fa venire l'ansia, capito? Già siamo ansiosi in questo momento. Calma, capito? E sangue freddo. Bene. Torniamo seri perché è un momento di tensione per Alessandro Pasquinucci e Leonardo Bonuccelli. Uno proseguirà la sua corsa all'interno di Canzonissima di Carnevale 2018, mentre l'altro si fermerà e andrà allo scontro finale con Marco Musetti. Tra Alessandro Pasquinucci e Leonardo Bonuccelli va allo scontro finale Alessandro Pasquinucci. Rivedremo a Canzonissima di Carnevale 2018 Leonardo Bonuccelli. Grazie a tutti i concorrenti che sono passati. Chiamo qua a centro palco Marco Musetti. Grazie a tutti, grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Ragazzi. Chiamo qua con me a centro palco Marco Musetti e i capitani. A posto, signori. A posto, ok. Siamo prego, a posto. Prego, 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 prego. I cantanti si possono prego. Accomodare. Marco. Vieni qua. Chiamiamo i capitani. Alla rovescia. Qua. Sì, sì, qua sì. Con noi. Ragazzi, dovete capitano. Andare. Dovete. Siete un po' rallentati, ragazzi, eh. Andare dove? Sono briai, sono proprio briai. Prego, Umberto. Umberto. Prego. Devi stare sul palco. Allora, parco, è il momento. Ti vogliamo qui, Umberto. È il momento dell'appello. L'appello finale, Riccardo mi dai il microfono, sì, grazie. È il momento dell'appello finale, i nostri capitani dovranno fare un appello per salvare uno tra Marco Musetti e Alessandro Pasquinucci. Partiamo da Lorenzo e Andrea. Intanto buonasera a tutti ancora una volta. Rufiano. Serve, serve. Comunque, no niente, allora, conosco... Bene, Marco è un bravissimo cantante e io devo tirare le fila a Alessandro e il futuro del carnevale è lui, quindi bravo, per noi bravo. Umberto. L'anima del carnevale è Marco. Ora io oggettivamente avevo sponsorizzato anche il Pasquinucci e mi mettete in una condizione imbarazzante perché se si perde il Pasquinucci si perde anche un elemento, una bellezza in più nella trasmissione. Tutto. Però insomma mettiti di profilo un attimo anche lui obiettivamente di profilo, insomma ha il suo che dire e poi insomma è come se Totò fosse tornato su questo palcoscenico nuovamente a cantare. Quindi allora siccome poi dopo so benissimo che i voti maggiori li danno gli alcolizzati, laggiù c'è pieno di amici tuoi che bevono, per cui sicuramente vinceremo noi. È stato bellissimo, comunque spero che ci sia uno spirito goliardico della situazione, sia chiaro, mi dispiace, comunque vada. Grazie, grazie ai capitani, grazie ai capitani. Pausa brevissima e poi conosceremo chi sarà salvo e chi dovrà abbandonare definitivamente Canzonissima di Carnevale 2018. A tra poco. Canzonissima di Carnevale 2018. Bene, il nostro pubblico ha deciso.
Vediamo chi riascolteremo a Canzonissima di Carnevale 2018 e chi purtroppo ci dovrà lasciare. Regia, video. Vieni qua Marco, prenditi tutto l'applauso del Gran Caffè Liberty di Viareggio. Questo applauso è per te, Marco Musetti. Complimenti ad Alessandro Pasquilucci. Secondo me abbiamo perso un personaggio, però faccio i complimenti al mio figurino Alessandro Pasquilucci. Grazie. Marco, grazie anche. Un altro applauso perché è un grande Marco. Grazie. Bene, anche per questa sera abbiamo finito. Ringraziamo tutti e 8 i concorrenti, grazie mille. Un grazie alla giuria e ai presidenti Giovanni Cervelli, Andrea Tofanelli e Nicola Vizzoni. Regia, mettimi un po' di sottofondo musicale, metti un po' di sottofondo che ci vuole. No, ma mica quello da paura, ragazzi. No. Quello da paura no. Un grande ringraziamento ai nostri capitani. Grazie, belli, bravi. Grazie agli opinionisti. Alessandro Santini, Ilaria Casagrande. Grazie ai capitani Lorenzo Biagini, Andrea Denisco. Grazie al nostro capitano Umberto Cicquini. Go. La nostra maestra Antonella e Riccardo Correri. Grazie alla maestra Antonella Ciardiello. Grazie a Riccardo Correri. Riccardo. Grazie a voi pubblico presente, fatemelo un applauso, fatemelo per essere stati qua con noi in nostra compagnia. Grazie anche al pubblico che ci ha seguito da casa, grazie alle telecamere di Noi TV, grazie alla mia compagna di viaggio Federica Michetti, grazie al nostro Mattia Di Vivona, grazie a tutti, vi aspetto qui al Gran Caffè Liberty per la sesta puntata di Canzonissima di Carnevale 2018, la finalissima si avvicina, vi aspetto e non cambiate canale perché c'è la sigla di chiusura, tanta roba, una vera chicca. Grazie a tutti, buonanotte. Musica nell'aria, viene da lontano, andiamo. Lasciati portare, tutto si può fare stasera.